Va ora in onda, proposte di investimento. A cura di Francesco Boni che vi consiglierà le opere più preziose sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Cari amici buongiorno, 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 benvenuti, eh, dovete affrettarvi, dovete affrettarvi perché eh, tutto quello che vi presentiamo eh, viene... scompare, eh, scompare. Eh, qui oggi vi faccio vedere delle opere da brivido, eh, sono le opere più clamorose eh, di eh, quel Fabrizio Tedeschi eh, che eh, adesso è diventato il punto di riferimento tra gli italiani sul mercato cinese. E voi non avete idea di quello che significa il mercato cinese, sono non milionari, miliardari, sono miliardari, di ipermilionari eh, ne contano centinaia di migliaia, centinaia di migliaia di ipermiliardari, quindi per un artista occidentale aprirsi al mercato cinese eh, significa eh, diventare un mito eh, perché poi dal mercato cinese arrivi a quello americano eh, da quello americano arrivi in Europa a prezzi folli vedi Barrucchello e eh, qui abbiamo il Boetti, il Barrucchello di domani o oh, poi vi dico eh, state telefonando tutti, Diego quante telefonate abbiamo ricevuto? Eh, state telefonando tutti sul Piccolo Scanavino? Non c'è più. Eh, sul Gentilini? Non c'è più. Eh, sul Maccari? Non c'è più. Eh, sul Migneco? Eh, non c'è più. Eh, sul Franz Borghese? Eh, non c'è più. Eh, e, e così via. Eh, ma ve lo stavo dicendo, ve lo dicevo, eh, ci sono delle opere. Eh, che hanno dei prezzi eh, straordinariamente a ah, il Maccari, eh, che hanno dei prezzi straordinariamente convenienti e quindi eh, non possono che scomparire ah eh, i dozio eh, del 64 eh, i dozio informali non ci sono più eh, la rondina gialla di dozio non c'è più eh, eh, amici eh, arrivate tardi eh, telefonare dopo eh, significa al 90%, al 95%, non trovare più le opere, eh, non trovare più le opere, eh, soprattutto quelle che vi presentiamo eh, a prezzi particolarmente convenienti. Eh, quindi ve lo ripeto: oggi vivremo una giornata eh, straordinaria eh, perché ho tutta una serie di opere eh, da far paura. Eh, se mi dite che ci siete, ve le faccio vedere subito. Eh, allora, eh, io intanto vi ho, ho voluto far vedere cinque opere pazzesche eh, di Fabrizio Tedeschi. Perché? Perché il Boetti di domani, il Barrucchello di domani, è colui che coniuga eh, i simboli dei totemici, eh, i simboli eh, della religione arcaica. no? il totem eh, intuito come sacralità, eh, ma lui li chiama eh, totem cittadini, totem del nostro tempo, eh, quindi eh, una descrizione della divinizzazione del nostro tempo a livello universale eh, che sta eh, ottenendo un successo superiore a quello che ha ottenuto Boetti eh, eh, alla fine degli anni 90. Fabrizio Tedeschi sta diventando il fenomeno, sta diventando il fenomeno e poi ve l'ho detto un milione di volte come funziona il mercato. Quando di un artista si appropriano da una parte i musei e dall'altra parte gli operatori finanziari che contano nel mondo, cioè quelli che sanno fare il mercato nel mondo, che come dice giustamente... Eh, Carmelo, sono 10, eh, non è che sono 2000, eh, sono 10, 12, dai, eh, non è che sono 2000. Quando un artista va in mano a, quei, a uno di quei 10, 12 eh, operatori finanziari, eh, che ormai non sono nemmeno più mercanti, eh, sono eh, letteralmente fondi di investimento. Quindi guidati naturalmente da operatori finanziari, da mercanti. Quindi eh, quando c'è questo connubio, eh, poi non ti posso dire quale sarà il prezzo finale, eh, se sarà eh, 100.000, eh, 500.000, 1 milione, 2 milioni, perché quello dipende dall'età dell'artista, dal tipo di contratto e di esclusiva eh, che fa con gli operatori finanziari, dalla capacità produttiva dell'artista eh, che naturalmente più produce e più il prezzo finale sarà sempre altissimo eh, rispetto a quello attuale, eh, ma eh, voi dovete pensare che sul mercato internazionale eh, un quadro che costa poco costa 100.000 euro, eh, quindi quello è il minimo, eh, quello è, è, è la base di partenza e poi dopo, secondo le varie eh, situazioni, i prezzi possono essere da un minimo di 100.000 a un massimo eh, di Modigliani. <ride> Quindi eh, non, eh, lì eh, non entro nella precisazione. No? Eh, quando vi consigliai Boetti... Eh, costavano 15-20 milioni delle vecchie lire, eh, le opere più importanti, eh, le mitiche carte geografiche. Eh, io vi dicevo che sarebbero arrivate a costare 300 milioni delle vecchie lire e già sembrava un'enormità, eh, sono arrivate a costare 2 milioni di euro, quindi eh, eh, 4 miliardi di allora, eh, non 300 milioni di allora, 4 miliardi di allora, capite? Quindi dopo le variabili finali non ve lo posso eh, prevedere, ma quello che vi posso prevedere con certezza quali sono gli artisti eh, che eh, sono entrati, eh, hanno contratti eh, per eh, 10, 15, 20 anni se sono giovani, eh, oppure viene acquistata tutta l'opera eh, se sono anziani. Eh, capite? Quindi, hanno in mano il catalogo generale, tutta l'opera, eh, e naturalmente vi posso dire quali sono le operazioni eh, che si stanno facendo a livello internazionale. E quelli sono i pittori che dovete comprare, e quelli sono i pittori che dovete comprare, tutto il resto è fuffa dal punto di vista investimento. Se parliamo di collezionismo, eh, il discorso eh, è diverso. Diego, buongiorno, come stai? Benvenuto. Sono già due persone che hanno chiesto eh, informazioni sull'opera numero 6. Eh, la numero 6 è il Bonalumi, eh, la carta splendida di Bonalumi. Amici, che vi devo dire, è, è una carta colorata, eh, quindi sono le più rare. Eh, del 1983 eh, 70 per 50 eh, di eh, Agostino Bonalumi. Ho oh, come vedete, è eh, 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 tipica eh, cioè eh, non so se ecco qui purtroppo si vede poco eh, l'estroflessione eh, ecco adesso eh, eh, vedi vedi vedi, vedi eh, Carmelo si impegna eh, e vi fa vedere l'estroflessione eh, in maniera più eh, precisa eh, ma eh, amici miei qui c'è il prezzo eh eh, qui c'è il prezzo e poi soprattutto eh, tra le carte di Bonalumi eh, è una delle più interessanti perché eh, c'è l'intervento pittorico, eh, c'è quel giallo pittorico eh, che è di grande interesse. Oh, il prezzo, qui eh, come minimo vi chiedono 10-11.000 euro. Minimo. Eh, eh, qualunque mercante, eh, qualunque Piera, eh, qualunque eh, operatore finanziario, minimo ti chiede da 9.500 a 12.000 euro. Eh, questa è la verità. Noi vi chiediamo 6.800 euro eh, che potete pagare anche a rate come volete. Eh, più di questo non vi posso dire. Eh, quello che vi posso dire è che è... Pulita, nitida, giusta, bella, eh, non ha eh, difetti. Ecco, questo eh, sapete che eh, lo stato di conservazione è fondamentale. Eh, perché se la carta è sporca, eh, ingiallita o con delle macchiette eh, di ruggine, eh, ecco che eh, il prezzo cambia eh, in maniera determinante. Questa è... Perfetta, perfetta eh, estroflessione di Bonalumi eh, con intervento a tempera eh, a del 1983. Eh, se volete un consiglio, eh, questa è un'opera che dovete vedere dal vivo. Eh, questa è un'opera che dovete vedere dal vivo perché eh, televis televisivamente. Non si vede, in pratica eh, non, eh, non avete l'idea esatta eh, di quello che è. Eh, prenotatela, poi la vedrete dal vivo e vi assicuro che eh, sarete eh, stati felici eh, di averla prenotata. Eh, opera che oggi sul mercato a meno di da 9.500 a 11.000 euro, 12.000 euro, eh, secondo il gallerista. Eh, questo è il prezzo reale di mercato, 6.800. La potete pagare anche a rate, eh, la potete pagare tranquillamente anche a rate. Beh, bloccatela perché non la trovate più, eh, bloccatela perché non la trovate più, eh, bloccatela perché non la trovate più. Eh, queste sono le opere da bloccare immediatamente. Poi venite a vedere che queste opere di tedeschi sono da batticuore. Eh, sono letteralmente da batti cuore ne, eh, eh, ne ho cinque ne eh, ho cinque la numero uno pazzesca un metro per un metro e cinquanta un metro per un metro e cinquanta meravigliosa del 2002 eh, quindi sono le opere storiche eh, sono le opere che hanno eh, portato Fabrizio Tedeschi eh, nei grandi musei, nelle grandi collezioni, eh, nelle mani dei più grandi operatori finanziari del mondo. Oh, eh, io mi vergogno a dire il prezzo di Fabrizio Tedeschi perché se andate a vedere eh, sul mercato cinese eh, oggi vi chiedono l'equivalente di 20.000 euro per un'opera del genere. Ed è un artista destinato ai grandi prezzi eh, sul mercato internazionale. Eh, io eh, vi ho fatto comprare Boetti quando non lo voleva nessuno, eh, vi ho fatto comprare Manzoni eh, quando eh, non lo voleva nessuno. Eh, oggi, eh, comprate tedeschi, vi ritrovate un patrimonio in casa. Guardate queste opere più piccole ma di una bellezza, eh, tutte eseguite a punta di pennello eh, con tutti i riferimenti totemici eh, legati alla struttura dell'arte astratta del XX secolo, eh, sia quella geometrica eh, sia quella eh, legata più a all'animismo alla, sia quella più lirica no? chiamiamola così eh, sia quella eh, più eh, espressiva, più lirica eh, opere pazzesche eh, la numero 2 e la numero 3 sono due opere di dimensioni più contenute eh, poi quando ci metterete una cornice diventano una follia 40 per 30 40x30 eh, avete la fortuna di pagarle, eh, lo posso dire? Eh, non lo so perché i Tedeschi mi, mi, mi uccide, non ci dà più un quadro. Eh, eh, sai, queste opere, queste gemme, eh, falle vedere da vicino Carmelo, eh, le pagate 1100 euro. 1100 euro ciascuna. Guardate che è un prezzo allucinante. Queste le troverete agli stessi prezzi eh, delle lettere di Boetti, eh, delle, dei famosi tessuti di Boetti. 1100 euro. Eh, vedi come comprate un grande a nulla. E, e chiunque eh, conosce la pittura, eh, chiunque sa leggere la grande storia della pittura, beh, parlate di Fabrizio Tedeschi con i più grandi critici internazionali, eh, eh, ve, lo in punta, eh, ve lo portano alle stelle in palmo di mano, eh, esattamente come parlavano di Boetti eh, negli anni Ottanta, negli anni Novanta. Non perdetele, la 2 e la 3 sono due gioielli. Oh, poi la 4 e la 5 sono da fantascienza, eh, sono due opere eh, molto più grandi. La numero 4 è 104 x 69, eh, la numero 5 è leggermente più piccola, eh, un metro per 60. Eh, ma lasciatemelo dire sono da museo, ma lasciatemelo dire sono emozionanti, eh, ma lasciatemelo dire eh, sono straordinarie eh, e avete la possibilità di prenderle eh, a cifre irrisorie. Eh, non esitate, non esitate, non esitate. Ne ho cinque di opere di Tedeschi. Questo fa come gli Ubolin. Eh? Poi dopo, eh, i prezzi, eh, queste sono tutte opere eh, che siamo riusciti ad avere eh, da vecchi contatti. Ma se vai oggi in studio da Fabrizio Tedeschi, eh, un'opera così te la fa pagare lui eh, 8.000 euro, 9.000 euro. Queste sono addirittura eh, un investitore eh, dovrebbe prenderle tutte e eh, cinque, dovrebbe dirmi eh, le voglio tutte e cinque, mandamele a casa. Pensa se avessi fatto così come molti hanno fatto, eh, su cinque boetti nel eh, 2001-2002, cinque eh, eh, boetti così, eh, li pagavano. 10 milioni delle vecchie lire tutti e cinque e oggi chi ha fatto operazioni del genere si ritrova un patrimonio. Eh, come chi fa operazioni del genere oggi eh, su cinque opere eh, di Fabrizio Tedeschi di questo livello, eh, è matematico che si ritrova eh, un patrimonio, eh, un meraviglioso investimento. Tutte opere da non perdere. Dimmi tutto, mi chiedono, no? Ti chiedono? Chiedo informazioni sui prezzi delle opere. Poi mi chiedono praticamente su quest'artista se Mastro Gianni, Mastro Gianni. Eh, eh, è un meraviglioso artista, Mastroianni. È un artista importante, straordinario, eh, sul piano dell'investimento, eh, guarda Mastroianni lo devi comprare per collezione. Se tu pensi di guadagnare sulle opere di Mastroianni non ci siamo. Se tu eh, collezioni le opere del Novecento italiano devi avere un'opera di Mastroianni. Eh, devi avere un'opera di Mastroianni, eh, ce ne sono alcune splendide, eh, soprattutto le opere di grande qualità. Eh, se mi dici eh, io compro per investimento, ti dico puoi comprare altri artisti. Se mi dici io compro per collezione, allora Mastroianni lo devi avere. Ma, eh, sono due mondi eh, completamente diversi. Eh, Willow eh, è il pittore della comunicazione, eh, è l'artista... Eh, sì, però sono tutte e due urbani, eh, sono tutte e due urbani. Eh, ma mentre Willow eh, è il pittore della comunicazione eh, legata proprio... Al rapporto con l'oggetto di comunicazione, eh, quindi al rapporto con eh, la tecnologia, con eh, i, i media eh, eh, tedeschi, è la spiritualità dell'urbanesimo, è la ricerca eh, di ciò che ci lega eh, nel senso della comunità contemporanea. Eh, quindi eh, ecco, diciamo che Willow è eh, più descrittivo del sistema. Eh, tedeschi eh, è più spirituale, eh, cerca eh, nel sistema il lato eh, religioso, no? ma, eh, quella religiosità che non si identifica con una religione, ma si identifica con il concetto di divinità eh, universale. Eh, capite? Quindi c'è questa diversità totale dal punto di vista eh, della, eh, del racconto pittorico. Oh, eh, poi sono due pittori formidabili, eh, perché dal punto di vista tecnico, eh, perché li adoro, eh, perché sono due pittori cinquecenteschi, cioè eh, in cui il senso della pittura. Eh, L'imprimitura, la preparazione della tela, eh, lo studio, cioè proprio lo studio della materia, è forte in tutte e due. Eh, quello pittano, eh, eh, capito? <ride> non è eh, solamente l'idea, eh, c'è anche la capacità tecnica eh, di tradurre nell'idea sulla tela nella maniera migliore eh, dal punto di vista tecnico. Eh, e questi sono gli artisti che io adoro. Questo è Van Gogh, eh, questo, cioè sono gli artisti eh, che, 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 veri, questo è Modigliani, eh, questo eh, è Schifano, questo è Mambo, questo è Schifano quando è autografo, perché quando Schifano è solo autentico e non autografo, eh, questo impatto pittorico non ce l'ha eh, e questo ce l'ha. Eh, guardate che cos'è questa superficie Dai, lo devi vedere da vicino perché eh, non ne hai idea lo devi vedere da vicino eh, perché letteralmente eh, non hai idea del lavoro che c'è eh, in un'opera del genere ah e qui l'atelier non esiste eh? Eh, non è come Boetti eh, che poteva fare migliaia di opere affidate ai tessitori afghani eh, qui la quantità non esiste, eh, qui esiste proprio eh, la minuzia dell'esecuzione. Eh, nella astrazione alla stessa tecnica di Antonio Xavier Bueno, eh, nell'astrazione alla stessa tecnica di Schiltian, alla stessa tecnica di Magritte, capite? Quindi siamo di fronte a un pit. Eh, ma eh, un pittore eccelso. E quando un artista del genere avete la fortuna di poterlo comprare ancora a prezzi contenutissimi. Ma ti rendi conto che questi gioiellini eh, li paghi 1100 euro? Eh, ti rendi conto che queste gemme. Eh, eh, le paghi 1100 euro. Eh, sai che cosa significa 1100 euro? Che se usi eh, la nostra finanziaria li paghi meno di 25 euro al mese. Eh, te li metti in casa eh, con meno di 25 euro al mese. Eh, pensa se l'avessi fatto eh, con i tessuti di Boetti, con le letterine di Boetti. Qui hai la certezza di metterti in casa le opere vincenti. Che mi dite? Eh, poi mi telefonate dopo e non ne trovate più uno. Eh, adesso è il momento di chiamare, eh, adesso è il momento eh, di bloccare le opere. Eh, tedeschi, ve lo dico francamente, eh, quando avrò altri cinque quadri... Eh, di un'opera di questa dimensione non ti potrò più chiedere 1100 euro ma ti dovrò chiedere 2500 e già cambia eh, e già cambia oh, e poi ti dovrò chiedere 5000 e poi ti dovrò chiedere 8000 e poi ti dovrò, ti dovrò chiedere 15000 eh, e, e piano piano eh, vedrai che eh, eh, i prezzi diventeranno sempre meno abbordabili, eh, sempre meno eh, acquisibili. Ora con una cifra contenuta puoi prendere un'opera eh, come quella che stai vedendo eh, di un metro per un metro e mezzo, che è eccezionale, eh, un'opera di un metro per un metro e mezzo come la numero uno, eh, che è assolutamente straordinaria. Bene. Eh, pensavo eh, di assegnarli tutti e cinque immediatamente non vi sento no non vi sento i prezzi sono inesistenti eh, i prezzi sono inesistenti eh, a me dispiace che poi chiamate dopo eh, e le opere non ci sono più a me dispiace da morire perché poi, eh, chiamate nelle repliche, nelle trasmissioni successive, eh, 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 la cantilena qual è? A ah, mi dispiace è già prenotata, a ah, mi dispiace non c'è più. Eh, 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 poi mi dispiace che eh, poi mi chiedete, eh, mi puoi dare qualcosa di alternativo? Non c'è, eh, non c'è. Eh, eh, questo è il guaio, per questo vi dico... Eh, bloccate subito le opere poi eh, vi assicuro che quando le vedrete a casa eh, sarete felici di averle prenotate eh, sarete iper felici di averle bloccate eh, mi raccomando non esitate eh, non esitate è il momento vincente è un momento straordinario, è un momento importante. Ho oh, eh, il Bonalumi a 6.008, eh, poi eh, mi direte, eh, magari l'avessi comprato. È eh, giusta degli anni Ottanta, eh, di qualità, bella, di Bonalumi, pulita, sana. Eh, eh, poi eh, mi direte, eh, mamma mia, eh, l'avrei dovuta prendere immediatamente. Oh, vi voglio far vedere il set, eh, perché almeno eh, sapete di che cosa parleremo oggi. Eh, però eh, sulle opere di tedeschi eh, vi state facendo male. Come eh, vi dicevo eh, che commettevate un sacrilegio quando non compravate i boetti a poche centinaia di migliaia delle vecchie lire, oggi vi dico eh, state compiendo lo stesso delitto eh, nell'esitare eh, di fronte a delle opere di questo livello, eh, di questa straordinaria qualità, eh, di questa eh, clamorosa bellezza eh, di Fabrizio Tedeschi. Io vorrei che voi vedeste quest'opera. Eh, me la fai vedere in primo piano, Carmelo? Eh, vorrei che ci fosse uno di voi, un giovane, mi piacerebbe proprio eh, un giovane, eh, mi piacerebbe proprio eh, una persona che comincia oggi eh, una collezione. Prendila, 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 te la paghi con eh, meno di 60 euro al mese. Eh, te la paghi con meno di 60 euro al mese, se usi la finanziaria. Se poi te la compri subito la paghi ancora di meno. Ma mi raccomando, qui ti metti in casa eh, un artista che fa la storia contemporanea a livello mondiale ed è già una certezza, eh, non che forse diventerà, eh, ma che è già una certezza. Eh, tedeschi, eh, tra pochi mesi eh, lo pagherai quanto paghi oggi le opere di Liu bolin e Liu lo pagherai molto di più di quello che lo paghi oggi. Eh, la numero 3, quella piccolina, deliziosa, eh, complimenti a chi l'ha saputa confermare, è eh, veramente una gemma, eh, veramente una delizia. Eh, sì, te la faccio rivedere con gioia, eccola qua, eh, guarda che delizia, eh, guarda che delizia. Ma mi raccomando, eh, ma mi raccomando. Uh, ma mi raccomando, uh, ma mi raccomando, uh, le dovete prendere tutte, uh, le dovete prendere tutte, uh, le dovete prendere tutte. Uh, questa la pagate nulla uh, ed è un'opera da sogno. Questa la pagate nulla uh, ed è un'opera da sogno. Per non parlare della 5, per non parlare della 2, eh, per non parlare della 1. Allora, eh, vi affido le opere di Fabrizio Tedeschi, poi eh, voglio farvi vedere eh, tutto quello che abbiamo sul set, perché oggi eh, abbiamo un set eh, letteralmente straordinario. Eh, ma eh, voglio sentire il vostro entusiasmo, non solamente il mio. Eh, avete visto l'estroflessione di Bonalumi? Adesso, adesso ci arriviamo. Avete visto l'estrofezione di Bonalumi, eh, avete visto una delle opere, questa è più bella, eh, questa eh, è un'opera eh, di 15 anni fa, di 10 anni fa, 12, 13 anni fa, eh, questa è bella quanto quelle esposte al Palazzo Reale di Milano. Sono le opere più clamorose di Pino Pinelli. Eh, sono le opere più clamorose eh, di tutto eh, il movimento dell'arte analitica eh, che oggi sta eh, ottenendo quel successo internazionale eh, che meritava. Eh, Pino Pinelli, eh, Due Elementi, 27x47, eh, un prezzo allucinante. E sapete che di Pino Pinelli. Eh, C'è in corso la mostra meravigliosa al Palazzo Reale di Milano, eh, al numero 7 eh, questo gioiello di Pino Pinelli, Scanavino del 69, Scanavino del 69, Scanavino del 69 da Urlo eh, con tutto il percorso rosso e nero su bianco eh, fino alla creazione delle prime tramature. Uh, opera da sogno di Emilio Scanavino, uh, 33,8x45,2, uh, opera preziosa uh, di Emilio Scanavino uh, del 1900. Uh, ritorniamo sull'opera di Bonalumi, volentieri. Uh, ritorniamo sull'opera di Bonalumi. Eh, vi dico, la dovete vedere a casa perché, eh, sai, l'estroflessione, il, il bianco su bianco, eh, televisivamente eh, lo vedete poco, eh, ma l'estroflessione è molto ampia, eh, eh, è molto ampia. Eh, e poi c'è eh, l'intervento a tempera. Ma vedete a casa, vedete a casa ne vale largamente la pena. Eh, anche perché ha un prezzo eh, straordinariamente piccolo, eh, anche perché ha un prezzo eh, straordinariamente emozionante. Sono le opere che non trovate più, eh, il Bonalumi, il Pinelli, eh, lo Scanavino, ma non avete idea di quello che sto per farvi vedere. Eh, ma non avete idea eh, di quello che sto per farvi vedere c'è indecisione su questo Bonalumi come mai? è indecisione ma poi le opere non si trovano più Carmelo la colpa è tua Uh, il scanavino del 69 che è un gioiello e adesso vi mando in paradiso uh, Gerard Richard Ger uh, Gerard Schneider scusatemi Gerard Schneider 1961 Gerard Schneider da follia da follia o oh, è una tela è una tela di Schneider di Gerard Schneider eh, del 1961 eh, voi sapete che Schneider è un artista svizzero eh, cominciò a studiare all'accademia di Neuchâtel ma già eh, negli anni 20 era a Parigi eh, e poi nel 1948 diventerà addirittura cittadino francese. Eh, nel 1948 Schneider eh, prende addirittura la cittadinanza francese. Ma eh, Schneider con Artung, con Sulac, eh, è stato eh, il creatore dell'astrattismo lirico. Eh, è un'opera di Schneider su tela eh, del 1900, 61, quindi del periodo d'oro del tascismo. Letteralmente non esiste, esistono gli acquarelli, esistono le opere su carta, ma una tela così rappresentativa, anche se di dimensioni contenute, ma dal punto di vista della qualità, della rappresentatività, Eccezionale, eh, non la troverete mai. Eh, non la troverete mai. Eh, ve lo ripeterò un miliardo di volte: eh, non la ritroverete mai eh, tantomeno al prezzo ridicolo eh, che eh, Diego vi sta chiedendo, eh, tantomeno eh, al prezzo piccolissimo. Eh, che Diego vi sta proponendo. Amici, eh, è il momento di proporre eh, le vostre prenotazioni. Eh, Gerard Schneider 1961, eh, Olio su tela, eh, Emilio Scanavino 1969, opera preziosa eh, di Pinelli. Eh, Pino Pinelli eh, di qualità eccezionale. Splendida la carta di Bonalumi, eh, splendida l'estroflessione di Bonalumi. Eh? Eh, Un'estroflessione del genere di Bonalumi eh, non la trovi, e state perdendo le opere più clamorose di Fabrizio Tedeschi. È state esitando di fronte alle opere più clamorose, più affascinanti, eh, più incredibili eh, di Fabrizio Tedeschi. Poi eh, vedrete le opere di quest'artista eh, nei grandi musei internazionali, già eh, l'avete visto a Shanghai, già l'avete visto a Pechino, questo è l'artista che segue esattamente lo stesso straordinario itinerario eh, che ha seguito Boetti sia dal punto di vista museale che dal punto di vista del mercato. Fate voi, fate voi, fate voi. Poi io sto conducendo una battaglia. Eh, la mia battaglia è sulla qualità, sulla rappresentatività delle opere. Lo vedi Tano Festa quando è Tano Festa? Lo vedi Tano Festa che hai visto eh, da Gianisa a New York nel 62? Che hai visto alla salita da Liberani nel 62, 63, 64? Che hai visto alla Biennale di Venezia eh, nella mostra Fratelli, eh, Tano Festa e Francesco Lo e chi segue queste cose sa perché i nomi sono diversi, eh, eppure erano fratelli. Eh, eh, quella curata da Maurizio Fagiolo dell'Arco, esiste il magnifico libro Fratelli, e la Biennale di Venezia era quella, se non sbaglio, del 93. Eh, quella, poi io con le date sono un disastro, quindi eh, se sbaglio correggetemi, eh, lo disse un Papa famoso, eh, se sbaglio correggetemi, eh, se sbaglierò correggetemi. Eh, eh, la data più o meno è quella, è, è quella curata da Achille Bonito-Liva, dai, è la famosa biennale eh, di Achille Bonito-Liva. Eh, Vedrete le opere di Tano Festa che sono alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma? Eh, le vedi le opere di Tano Festa eh, questa è febbraio del 1962 eh, propedeutica propedeutica alle famose vie veneto che oggi paghi 140 150 dei famosi legni del 62 63 che oggi non hanno prezzo eh, opera da sogno questa è la mitica Penelope del 62, è la madre di tutti i clamorosi legni di Tano Festa, la madre di tutte le favolose vie Veneto eh, di Tano Festa. Ma questo è Tano Festa, eh, quelli che comprate a 5.000 euro con l'autentica nelle aste di quattordicesima categoria. Quando gli voglio fare un complimento li definisco di atelier. Quando gli voglio fare un complimento, proprio per... Ma poi hanno fatto di tutto su quelle opere, perché purtroppo la morte prematura di Franco Soligo ha permesso ai falsari eh, di... Ma, ma voi pensate che per uno che fa un quadro falso sia un problema fare l'autentica falsa? Ricordatevi che per un falsario, prima si preoccupa dell'autentica e poi del quadro. Quindi, <ride> come, fate, eh, come fate a pensare? Tano festa eh, con Schifano, eh, con Angeli, con Lo Savio, eh, con Mambor, con Fabio Mauri, eh, sono eh, con Pascali. Eh, con Lombardo eh, con Barruchello eh, con Cunellis sono pilastri della cultura internazionale come fai a pensare di poter comprare dei quadri giusti di Tano Festa a 4, 5, 6 mila euro dai chi te li dà sa pure lui che cosa ti sta dando dai eh, lo devi capire eh, lo devi capire: Tanofesta del 62, Penelope del 62, eh, il mitico eh, Vampiro di Breva, 1973, Smalto su tela. Queste sono le opere che trovi oggi in asta, da Sothebis, da Cristis, oppure nelle aste serie, perché i quadri seri eh. I quadri veri, i quadri importanti, i quadri significativi, li trovi nelle aste qualificate. Poi ci sono le aste che fanno cataloghi da mille quadri, dove magari ne trovi uno giusto e 999 eh, uno più fedente dell'altro. E magari quello giusto lo compri anche abbastanza bene. Eh, eh, ma dopo eh, compri eh, non i quadri. I pezzi di carta, dico io, le autentiche. Perché i quadri non sono quadri, sono fetecchie. Quando, so, quando li definisco di, eh, di atelier, eh, molto spesso gli faccio un complimento. Eh, ma non sto parlando di Tano Festa e basta, sto parlando eh, di tutto, eh, di tutto, tranne quei pochi pittori. Che magari sono stati riscoperti tardi, che quindi non hanno avuto un atelier o sono morti giovanissimi e di conseguenza non hanno avuto un atelier, tutte le aste minori vendono quella roba lì. Tant'è vero che il quadro giusto lo trovi nelle aste importanti e fa il prezzo. Eh, e fa il prezzo. Questo è Tano Festa. Eh, questo è Michelangelo vero del 78, quello autografo. Questo è il Michelangelo vero del 78, quello autografo, quello vero. Questo eh, che è un quadro pazzesco eh, di due metri per un metro e cinquanta. Eh, questo è il famoso bozzetto, eh, poi chiamalo bozzetto, eh, un quadro di 2 metri per 1,50, però eh, è la prima idea eh, delle famose erinni eh, che hai visto alla Biennale di Venezia di Achille Bonito Oliva, che era un quadro di 2 metri per 4 metri. Eh? Eh, questa è la prima idea. Mitica di una bellezza eh, totale, assoluta, eh, due metri per 1,40 metro e quaranta, eh, le mitiche erinni di Tano Festa, che poi sviluppate in grande dimensione, eh, ritrovi alla Biennale di Venezia, ma questo è un quadro della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Eh, la parete che vi sto facendo vedere oggi di Tano Festa è storica. Eh, sarebbe eh, da grande mostra, sarebbe eh, un'antologia eh, dalle opere del 62 al Michelangelo Vero, al, al Vampiro di Breva, uno degli smalti dei primi anni 70 da favola, al bozzetto che è due metri per un metro e cinquanta, quindi opera da museo eh, per le mitiche erinni eh, della Biennale di Venezia. E qui ho la prima idea, l'opera originale, 70% dei mitici guardiani della fortezza, che ritrovi due metri per quattro alla Biennale di Venezia eh, di eh, Achille Bonito Oliva. E questo è uno dei più grandi quadri pop italiani. Eh, I guardiani della fortezza sono i guardiani della nostra storia, eh, i guardiani della nostra memoria eh, contro l'invadenza del popular americano eh, che raccontava eh, il popular in chiave del consumo americano, eh, quindi le Coca-Cola, gli hamburger, la zuppa Campbell, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, questi sono i guardiani della nostra civiltà. Eh, poi con le famose nuvole eh, che sono il simbolo della comunicazione, la metafora della comunicazione, opera pazzesca, eh, opera pazzesca a un prezzo piccolo, 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 piccolo. E chiudo eh, con un'opera da batticuore. Questo è stato uno dei rari momenti di gioia eh, di Tano Festa. Sapete che Tano Festa, eh, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, eh, è l'unico artista che io abbia conosciuto che è morto, di stenti. Tutti gli artisti che ho conosciuto nella mia vita, e ne ho conosciute molte centinaia. Eh, sono diventati tutti ricchi, anche quelli scherzi. Anche quelli scarsi eh, sono diventati perlomeno benestanti, eh, perché la professione di pittore, devo dire, al di là dell'artista, la professione di pittore rende. Sono diventati tutti benestanti, tutti. L'unico che è morto di stenti è stato Tano Festa. Perché? Eh, ve lo siete mai chiesti perché? Eh, ve l'ho spiegato tante volte. Perché lui ha voluto provare, è stato l'unico nella storia eh, che abbiamo teorizzato concettualismi straordinari, artisti che hanno eh, concettuali, artisti che hanno fatto ricerche sociologiche o si sono schierati eh, in partiti particolari, eccetera. Ce ne sono decine e centinaia, ma hanno fatto tutti denaro. Tano Festa è stato l'unico che io abbia conosciuto, ma credo che dopo Van Gogh ci sia stato solo lui, perché già Modigliani non stava così male. Eh, me lo raccontava mio nonno che ebbe la fortuna di conoscere eh, Modigliani a Parigi, eh, Tano Festa è stato l'unico che ha voluto provare sulla sua pelle. Cosa significa nella nostra società avere comportamenti diversi eh, da quelli omologati dal nostro, eh, dal nostro modo di vivere? Eh, ma non anticonvenzionali eh, alla maniera televisiva, eh, non anticonvenzionali perché porti il tatuaggio. Che quello altro che è convenzionalissimo, altro che anticonvenzionale, quello anzi è adeguamento a, quindi è adeguamento al luogo comune. No, cosa significa essere diversi nella nostra società? Quindi, cosa significa essere barboni? Cosa significa essere nella ultimi? Cosa significa essere nella categoria di quelli che non si vedono? Eh, I famosi invisibili, eh, che noi facciamo finta di non vedere, ma li vediamo tutti i giorni a Milano, a Roma, a Torino, a Trieste, eh, in tutta Italia, magari un pochino meno nelle città più piccole, eh, un pochino meno, ma nelle grandi città eh, ne siamo circondati. Eh, io a Milano sono rimasto impressionato perché. Il centro di Milano è un dormitorio, è un dormitorio. Eh, queste, gli invisibili che tutti facciamo finta eh, di non vedere, che dormono su dei cartoni, eh, sotto i portici, eh, eh, davanti ai negozi che vendono eh, borse a 50.000 euro, a 40.000 euro. Eh, e noi li chiamiamo invisibili. Bene, Tano Festa è stato l'unico artista della sua generazione che ha voluto provare cosa si prova ad essere invisibili, come si è trattati nella nostra società. Tano Festa era finito in prigione sotto falso nome e non sarebbe mai uscito se non fosse intervenuto Guttuso. Questo per farvi capire che Tano Festa perché parlo di atelier, eccetera. Tano Festa non aveva nemmeno uno studio. Quando io lo misi tra i più grandi artisti nella mostra di Palazzo Borghese, esponevo Picasso, Dalì, De Chirico, eh, Schifano, eh, c'era eh, Sughi, eh, voglio una sala per Tano Festa. Eh, gli abbiamo dovuto comprare le tele io e Franco Soligo e tutta la mostra l'ha dipinta nello studio di Franco Soligo perché lui non aveva uno studio dove dipingere. Quando è venuta l'inaugurazione aveva un maglione rivoltato, sporco e bucato. Tant'è vero che con Franco Soligo gli andammo a comprare un maglione più. <ride> più presentabile e quando vide la mostra nel contesto con i quadri di Picasso, di De Chirico e c'era anche lui, non me lo scorderò mai nella vita, lui pianse perché pensava a quello che avrebbe potuto essere se fosse stato consenziente alla società nella quale aveva vissuto. E che lui invece per creare i suoi capolavori ha rinunciato. Eh, ha rinunciato a tutto questo. Guarda che Tano Festa, giovane, aveva sposato una delle donne più nobili d'Italia, eh, Emma Capodilissa, una delle nobiltà storiche italiane. Le figlie di Tano, eh, gli ho raccontato io chi era il padre, perché non lo conoscevano. Eh, gli feci fare una trasmissione, le intervissai in una trasmissione, allora ero a Palermo, pensa tu, una piccola televisione siciliana, straordinaria tra l'altro. Questo è uno dei quadri più rari, più belli, più affascinanti, più incredibili di Tano Festa. Ma è vero, eh, questo è un coriandolo vero fatto da lui, ancora eh, con la plastica originale, cioè eh, il coriandolo vero, eh, il, gesto di, cosa serve la eh, il gesto di gioia, no? Eh, che cos'è il coriandolo? Eh, come fermare il tempo, come fermare il firmamento, eh, come fermare le stelle eh, nel momento in cui eh, le vediamo nel loro assoluto splendore e fermare l'emozione che ci provoca eh, la visione dell'universo. Ma queste stelle, queste stelle, questo universo, è quello che creiamo noi con la nostra fantasia, è il gesto di ribellione del bambino nei confronti dell'adulto nel giorno di carnevale perché quel giorno il bambino è autorizzato a gettare questi coriandoli in faccia al mondo, in faccia al mondo, e praticamente questi coriandoli diventano l'espressione delle luci, delle stelle dell'universo che si fermano nel firmamento ma eh, è una delle visioni di gioia più emozionanti eh, della storia della pittura. Quando sono veri come queste, quando sono autografe come queste, sono opere da grande museo, sono opere che restano nella storia dell'arte. A avere una raccolta di opere eh, di Tano Festa, eh, come quelle che vi sto facendo vedere oggi, che poi Diego ha messo praticamente in cronologia, eh, perché parte dal 1962 eh, con i progetti per i legni, eh, con la famosa Penelope, eh, parte eh, dalle opere che eh, Tanofesta espose, queste opere. Eh, sono quelle che Tano Festa espose da Cianis a New York eh, nel 1962, eh, quando andò a New York con Schifano perché pensavano eh, di poter entrare da Leo Castelli e eh, entrare nell'universo della pop art internazionale che Leo Castelli proponeva al mondo in quel momento. Ma Leo Castelli, che aveva un nome eh, italianissimo, ma che era americanissimo, <ride> soprattutto sul lato del business, eh, estremamente americano, eh, gli disse: dice, Sì, sì, voi siete bravissimi, tant'è vero che li fece esporre eh, da Genice a New York. Dice: Voi siete bravissimi, ma tornatevene pure tra tranquillamente in Italia, eh? Eh, perché la prima volta nella storia eh, che New York eh, propo, diventava il centro culturale eh, del, dell'umanità, raccoglieva l'eredità di Parigi eh, del 1920-1930. Eh, eh, capite bene che gli ha detto, voi europei eh, state in Europa, eh, siete stati i promotori della civiltà, dell'arte per centinaia d'anni. Ora che per la prima volta nella storia tocca a noi americani, e eh, eh, che vuoi che ti metto in mezzo agli americani? Eh no, eh. <ride> Capite? Eh, e quindi, eh, eh, con tutto l'apprezzamento nei confronti della loro opera, eh, li eh, rimandò in Italia. E questo, devo dire, una, la verità fu la fortuna eh, per l'evoluzione degli anni 60 in Italia, eh, perché tornati in Italia eh, che cosa hanno fatto? Eh, eh, hanno portato in Italia quello che avevano visto eh, negli Stati Uniti, quindi eh, portarono in Italia Andy Warhol, Jasper Jones, eh, portarono in Italia il verbo eh, della rivoluzione culturale americana, che poi eh, non era solamente americana, tra virgolette, ma era la conseguenza di quello che era successo a New York negli anni 50, eh, quando eh, New York aveva accolto i grandi artisti europei che erano scappati dalla Germania, dalla Russia, dall'Olanda, eh, i De Kening, eccetera, eh, i Rotko, i De Koenig che erano ebrei, eh, che erano scappati dall'Europa, eh, si erano rifugiati in America, si erano rifugiati a New York, e avevano influenzato chi? Anche gli autoctoni, perché Pollock non sarebbe stato Pollock eh, se non ci fossero stati i De Kening, i Rothko, eh, eccetera. Eh, e eh, Jasper Jones... Eh, non sarebbe stato, capite? Quindi c'è cioè, tutta eh, una conseguenzialità. erano gli anni del Capone, erano gli anni in cui gli italiani non, che... erano, gli cui, eh, gli italiani non erano visti molto bene. Eh. Eh, erano gli anni in cui gli italiani, eh, ma, diciamo di europei in genere, eh, non erano insomma erano migranti, eh, poi eh, che erano migranti geniali, eh, altre cose. Ma tra milioni di migranti ci sono i pochi geniali e ce ne sono i tanti normali. Eh, questo è. Però eh, tutto lo sviluppo della cultura artistica americana di quegli anni dipende eh, da quel serbatoio, eh, da quel eh, fiume intellettuale eh, che invade New York, eh, che, che esplode negli anni '50. Ma praticamente aveva invaso New York all'inizio degli anni 40, eh, 39-40, cioè quelli, quelli sono stati gli anni del grande passaggio, gli anni della seconda guerra eh, mondiale, che poi esplode negli anni 50, e le conseguenze eh, si leggono eh, con l'inizio degli anni 60. Amici, siamo di fronte ad un artista clamoroso. E siamo di fronte, lasciatemelo dire, alla più bella raccolta eh, che avete mai visto di quest'artista, eh, di opere conseguenziali dal 1962 al 1980-82. Questa è la verità. Tutte opere autografe, tutte opere da collezione. Eh, tutte opere clamorosamente vincenti. C'è la Penelope che vale 120.000 euro oggi, eh, c'è il Vampiro di Breva eh, che vale 120.000 euro oggi, eh, c'è eh, un'opera come le Rinni, 2 eh, metri per 1,50 m, eh, che vale 45-50.000 euro oggi. Eh, amici miei, eh, provate a chiedere i prezzi. Eh, I coriandoli veri autografi ce n'è uno su cento. Ce n'è uno su cento. E quando trovi quello giusto, come quello che state vedendo, non a prezzo. Questa è la prima idea di un quadro fondamentale eh, per la conservazione e per la storia del pop italiano stiamo parlando del numero 15, dei guardiani della fortezza. Ma vi rendete conto eh, che siete di fronte ad una serie di opere fenomenali? Eh, vi rendete conto eh, che siete di fronte a una serie di opere clamorose? Allora, eh, io adesso faccio una cosa della quale potete approfittare solo in diretta. Eh, eh, potete approfittare solo in questo momento. Vale ecco. Vediamo se avete capito. Se avete capito non lo dico. Eh, se avete capito non lo dico. Luca, hai una richiesta per uno di questi quadri? festa Penelope. Quale? Penelope. Penelope. Dai il prezzo di listino. Dai il prezzo di listino. Dunque la Penelope, che teoricamente dovrei chiedere 120, chiediamo 35.000 euro. Eh, chiediamo 35.000 euro. Che è la mitica Penelope del 62, e ne dovrei chiedere 120, e ne dovrei chiedere 120. Io adesso faccio una cosa che Gabriele mi uccide. Numero 10, 1962. Di più, febbraio 1962. Quindi di più, e su qualcuna di quelle opere c'era anche il giorno. Me ne ricordo una, non so dove ehm, l'abbiamo venduta, era 27 febbraio del 1962. Comunque sono febbraio 62, anche la Penelope è febbraio 62. Poi c'è Il Vampiro di Breva eh, che è del 73. Eh, poi c'è il Michelangelo che è del 78, eh, poi eh, le rinni, eh, le rinni sono straordinarie che sono dell'84, eh, due metri per 1,50, sempre dell'84 eh, i guardiani del castello e dell'85 i coriandoli poi se qualcuno vi dà un Tanofesta del 90 dubitate è parecchio eh? è parecchio anche. Eh beh, purtroppo Tanofesta muore molto giovane eh, me lo ricordo il giorno del sai perché me lo ricordo? perché facevo l'asta quando lui è morto eh, facevo l'asta a Madonna di Campiglio e proprio mentre facevo l'asta mi dette una notizia eh, era 1988. 1988. Vedi, io che non ricordo mai le date, questa me la ricordo bene. Eh, ci sono delle date che ti restano impresse. Eh. Bene, sapete che faccio? Sono le 18.07 e 43 secondi. Oh, questo per le repliche non vale. Se qualcuno mi chiede un prezzo particolare per l'opera che gli piace di più, tra quelle che vi ho fatto vedere di Tano Festa, ma adesso sono le 18.08 e 5 secondi, vi do tempo per fare la richiesta e deve essere solo il primo. Chi chiama per secondo ha il prezzo normale solo il primo, viene premiato con un prezzo eccezionale. Ma sono le 18.08.31. Alle 18.10. Finita. 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 Sono le 18.08 e 59. Buongiorno Diego, senza di te stiamo facendo danni. <ride> Lo sapete come sono fatto? Eh, io le promesse le mantengo ma nel momento. Eh, nel momento eh, che non ne approfitta ora, avete 20 secondi ancora, avete 20, eh, sì, meno, se eh, eh, non, cioè non me lo chiedete come non detto? Eh, come non detto? Eh, se nessuno ne approfitta, eh, come non detto? Eh, vi dico che... Eh, Perdere queste opere di Tano Festa è una follia, è una follia. Allora, abbiamo visto tutta la serie delle opere più clamorose di Tano Festa, abbiamo visto eh, tutto un gruppo di opere eh, letteralmente straordinario. Abbiamo visto questo gioiello di Gerard Schneider del 1961, una di quelle opere che non avrete mai più la gioia di poter rileggere. Questa è un'altra opera che entro oggi, domani, poi, poi mi chiedete tutte le opere delle trasmissioni passate e naturalmente non ci sono più, sono tutte vendute. Schneider del 61, se ve lo offrono una tela, non una carta, se ve lo offrono ve lo fanno strapagare, come Artung, come Sulage, cioè sono quegli artisti eh, che costano, che costano cifre, ma poi non trovi mai le opere rappresentative, trovi il bozzettino, trovi l'opera minore, trovi la carta, ma una tela come questa che è da museo. Non la trovi. E tanto meno eh, al prezzo assurdo eh, che ho la fortuna di potervi proporre oggi. E tanto meno al prezzo irreale eh, che ho la gioia di proporvi oggi. Poi l'avete visto lo scanavino del 69, che gioiellino. Eh, l'avete visto lo scanavino del 1969? Che gemma, che gemma. Eh, e avete visto il Pino Pascali? Eh, che cos'è quest'opera di Pino Pascali eh, nel momento in cui eh, questo artista eh, sta proponendo una mostra straordinaria al Palazzo Reale di Milano e avete sentito il prezzo clamoroso eh, che vi ho fatto. Eh? Eh, oddio, ho detto Pascali. Eh, Pino Pinelli, eh, Pino Pinelli. Scusami, eh, eh, no, non ti poteva tornare. Eh, giustamente, eh, sai. Io sto sempre agli anni 60 No, sai perché ho detto Pino Pascali? Perché stavo ancora a Tano Festa. Stavo ancora agli anni 60 a Roma. Eh, ero rimasto agli anni sessanta, romano, poi Pino appena mi viene in mente Pino eh, ho il riflesso condizionato Pino è Pascali <ride> eh, Pino Pinelli eh, eh, l'abbiamo riscoperto dopo, eh, per me giovane Pino era Pino Pascali noi dobbiamo ritirarli, fotografarli, archiviarli inserirli, quindi ci passa davanti il nome 21 ah beh certo, hai ragione hai ragione No, ma hai capito il condizionamento psicologico, eh, come per esempio dice Roberto: era mio cugino. Eh, poi come te mi dici Gaetano per me è festa, eh, capito? Non eh, Maglio è, è Schifano, eh, invece è Pino Pinelli, eh, eh, Infatti la mostra al Palazzo Reale è quella di Pino Pinelli, eh, è quella di Pino Pinelli. Torniamo eh, dal Pinelli, passiamo al Bonalumi, eh, passiamo a quella bella opera di Bonalumi, questa non la trovate più e poi quando vorrete comprare eh, una carta, un'estroflessione di Bonalumi, così eh, la pagherete i 10, i 12, i 14, eh, non certo eh, il prezzo che vi ha proposto Diego oggi, non certamente il prezzo eh, che vi ha proposto Diego oggi e poi eh, vi faccio rivedere le quattro opere che sono ancora a vostra disposizione eh, di quello splendido artista, ancora giovane che sta eh, proprio volando sul mercato internazionale che è Fabrizio Tedeschi. E qui eh, chiedo la vostra fiducia. Eh, e qui eh, vi dico, eh, io sono colui eh, che vi ha messo sempre, eh, io gli oli di Bonalumi ma quelli belli, quelli che oggi pagate eh, 100.000 euro, ve li ho fatti comprare a 5.000 euro. Le pance di Bonalumi, quelle che oggi pagate 300, 350, ve le ho fatte pagare 15.000 euro. Ma non sono un mago, eh, non vi dico quello che ho fatto con Boetti, non vi dico quello che ho fatto con Manzoni, eh, non vi dico quello che ho fatto con Burri, io sono l'unico in Italia... Che vi ha fatto comprare i Tombley, che oggi vende Gagosian a 10 milioni di dollari, a 5 milioni delle vecchie lire. A 5 milioni delle vecchie lire. Ma non sono un mago, eh, io non faccio altro che leggere, eh, che cercare di sapere quelli che sono i contratti eh, che i 10-15 operatori finanziari. Eh, che poi sono oggi gli operatori finanziari fanno capo ai fondi di investimento, che poi sono quelli eh, che impongono eh, gli artisti sul mercato internazionale. Ma guardate, sono 15 persone, eh, non è che sono 300, 400, 1000, è eh, quelli che... Eh, arrivano a, a, a meta, cioè eh, quelli che fanno l'Abramovic, eh, quelli che fanno eh, i grandi nomi, eh, sono pochi e fanno tutti riferimento ai fondi di investimento. Quindi io non faccio altro che dirvi quali sono i pittori che entrano in questo giro. Quando un artista entra in questo giro economico, puoi star tranquillo che va oltre i 100.000 euro. Quello è matematico perché il prezzo minimo internazionale, il prezzo minimo per un artista internazionale è lì. Eh, eh, per gli operatori finanziari importanti, quella cifra è la cifra iniziale eh, dell'ascesa. Poi ci sono alcune opere di Boetti che arrivano a 2 milioni di euro, eh, poi eh, sapete perfettamente come funziona. Bene, quando un artista unico, straordinario, qualitativamente clamoroso, eh, come Fabrizio Tedeschi, viene invitato oggi eh, dai musei cinesi, dai musei internazionali, ed è entrato contrattualmente in quel giro, eh, esattamente come Franca Pisani, amici, eh, sono gli artisti che inevitabilmente eh, ritroviamo protagonisti del mercato eh, per i prossimi anni. E quando un artista del genere ho eh, oh, la fortuna di potervi offrire, erano cinque, eh, ne sono rimaste quattro ma le opere più belle, eh, i totem urbani eh, più affascinanti, eh, le opere più eh, intelligenti, le opere più raffinate, ancora a prezzi piccolissimi. Poi comincerete a vedere le mostre, adesso avete visto le grandi mostre a Shanghai e a Pechino. Poi le vedrete a New York, poi le vedrete nei grandi musei italiani, poi le vedrete nei grandi musei del mondo, ma i prezzi di tedeschi saranno quelli che oggi pagate per Boetti. Vogliamo bloccare le opere vincenti eh, quando ancora eh, le potete acquisire a cifre contenute? Quando ancora... Le potete offrire a cifre eh, umane. Eh, vogliamo comprare le opere vincenti eh, quando eh, le potete acquisire a cifre ancora piccole, come non mai. E le opere sono di una bellezza eclatante. Eh, dai. Eh, eh, questi effetti cromatici non sono ottenuti con i tessuti, sono ottenuti a punta di pennello su imprimitura. Guarda che cos'è eh, un'opera di Fabrizio Tedeschi. Dai, per favore, eh, quando avete la fortuna di incontrare eh, opere di questo livello, eh, quando avete la fortuna eh, di incontrare... Opere di questa bellezza eh, dovete saperle confermare, eh, dovete non perderle. Eh, c'è un 100-150 al numero 1 eh, che è qualcosa di eclatante, che è qualcosa di straordinario. Eh, al numero 2 c'è un, eh, okay, un 40 per 30. Eh, un 40x30 delizioso eh, che vi ho offerto addirittura 1100 euro, eh, che vi ho offerto addirittura 1100 euro, eh, perderlo è inaudito, eh, perderlo è pazzesco, eh, perderlo è impossibile. E poi ci sono le due opere più grandi, la numero 4 e la numero 5, eh, che sono letteralmente museali, eh, che sono letteralmente straordinarie. E adesso Carmelo eh, ce le farà vedere eh, in particolare, eh, ce le farà vedere eh, in tutta la loro bellezza. Allora, eh, eh, state vedendo le opere di Fabrizio Tedeschi eh, più affascinanti, eh, più significative, eh, più rappresentative. Eh, la 1, la 2, la 3 non c'è più, eh, la numero 4 e la numero 5. Una più bella dell'altra. Posso farvi una domanda, eh, però eh, quando vi faccio una domanda eh, mi piace, anche solo per cortesia, eh, ottenere una risposta. Ecco Madame Cortesia che entra in studio. Esatto. Madame Cortesia. Avete visto Madame cortesia? cortesia? La volete vedere? Se la volete vedere ve la faccio vedere. eh? Allora, ditemi se volete vedere Madame Cortesia, che è entrata adesso in studio, accanto a me, o così com'è, eh? eh, con le borse a tracolla, eh, proprio eh, nella sua espressione più veritiera. Eh, la volete vedere? No, non la vogliono vedere. Rispondi, quello è il mio, uh, vedrai che sarà qualcuno che la vuol vedere <ride> allora. Amici, eh, dato che ci tengo da morire, che quando vi faccio una domanda ottenere una risposta, qualunque questa sia, eh, proprio ottenere una risposta e basta per il piacere di dialogare con voi. Vi posso fare una domanda. Cosa vi trattiene dall'acquisire queste opere di Fabrizio Tedeschi? Però rispondetemi, mi potete dire non mi piace, non sono convinto, ehm, qualsiasi risposta mi volete dare. Datemela, però eh, devo sentire proprio il piacere del dialogo con voi, eh, quindi eh, se voi mi date una risposta poi magari la commenterò. Eh, perché eh, esitate su queste opere eh, di Fabrizio Tedeschi? Perché eh, esitate su delle opere eh, di questo livello? di questa bellezza, di questa qualità, apprezzate dalla critica non solo italiana ma internazionale. Eh, perché eh, esitare di fronte ad un artista di questo livello quando queste sono le ultime opportunità che avete eh, di acquisire le opere importanti, le opere museali? le opere rappresentative ancora a condizioni di prezzo particolarmente favorevoli. Questa è la domanda che vi faccio e mi piacerebbe sentire un vostro commento e mi piacerebbe sentire una vostra risposta a questa domanda. Guardate la bellezza delle opere di Fabrizio Tedeschi eh, che ho la gioia eh, di mostrarvi oggi. Poi eh, una carta meravigliosa degli anni Ottanta eh, di Agostino Bonalumi. Questa si vede malissimo, quindi ve l'ho detto: vedetela a casa, eh, perché naturalmente l'estroflessione, il rilievo è difficilissimo da vedere eh, proprio eh, sul piano televisivo, eh, però l'opera è di un fascino, di una bellezza, eh, di una qualità eh, assolutamente straordinaria. Questa è la numero 6 e poi ha un prezzo clamorosamente piccolo. Eh, qui eh, è facile una carta di Bonalumi eh, a Bologna da qualsiasi mercante eh, avete la possibilità di trovarla eh, quindi avete la possibilità eh, di confrontare il prezzo e poi eh, un'opera fondamentale guarda la bellezza di quest'opera questo è Pino Pinelli eh, quindi siamo eh, proprio nell'arte analitica, eh, la sintesi, eh, l'eliminazione del decorativo eh, per andare alla ricerca eh, dell'essenza dell'oggetto pittorico. Opera preziosa di Pino Pinelli, opera, eh, sapete che di Pino Pinelli eh, oggi è uno degli artisti più ambiti, è uno degli artisti che ha maggior mercato, è uno degli artisti... Eh, più richiesti eh, proprio eh, a livello eh, di mercato italiano, di mercato eh, nazionale. E poi eh, c'è la mostra al Palazzo Reale di Milano, proprio in questi giorni, eh, eh, tutti, eh, so che, ha, che è una mostra visitatissima, so che è una mostra eh, che ha ottenuto eh, un successo clamoroso. E guardate la bellezza eh, di un'opera di Scanavino eh, del 1969. Le dimensioni sono abbastanza contenute, ve le voglio dare esatte, eh, ma l'opera è qualitativamente eh, rappresentativa ai massimi livelli. 39x45 mi suggerisce Diego. Eh, ma è una delizia, ma è una delizia e vi siete lasciati sfuggire l'altro scanavino, eh, quello 1824 con quella tramatura eh, che è andata via, che non la trovate più, questa è deliziosa. Qui siamo nella storia, eh. qui riempitemi di domande, eh, ma un'opera di Gerard Schneider del 1961, eh, nel 1961, eh, un'opera dell'astrazione lirica più raffinata della storia, eh, un'opera di Gerard Schneider su tela, su tela. Qualcuno mi dirà ma è 24x33, eh, eh, è vero, eh, però è un'opera eh, che viene pubblicata nel catalogo Risonnet des ouvres sur Toile eh, di Gerard Schneider eh, a cura eh, di, di Anne de Polignac a Parigi. Quindi, opera che viene pubblicata eh, sul catalogo generale di Schneider del 1961. Trovala un'opera di Schneider del 61 su tela al prezzo che vi ha detto il centralino. Ma non la trovate eh, nella maniera più assoluta, ma non la trovate eh, nella maniera più totale, eh, ma non la trovate, eh, ci potete giurare, eh, eh, non esiste, trovate una carta a questo prezzo, ma non certamente una tela. Che viene pubblicata sul catalogo generale eh, dell'opera di eh, Schneider, 1961. E poi eh, la parete per me più emozionante, quando l'ho vista oggi, eh, vi dico la verità, sono rimasto colpito. Eh, voi sapete che gli artisti che adoro sono gli artisti della mia giovinezza, eh? Eh, sono i festa, gli angeli, gli schifano, i pascali, infatti prima eh, quando mi è venuto Pino, <ride> eh, i Mambor, i lombardo, i tacchi, è eh, eh, lapsus romano, lapsus giovinezza, eh, lapsus giovinezza, quindi il ritorno agli anni della giovinezza, ma eh, opere del genere. Oggi chi ce l'ha ve le fa pagare centinaia di migliaia di euro. Tano Festa del 62. Questi sono gli ultimi progetti, ne avevamo dieci. Ne avevamo dieci. Otto sono stati venduti, eh, sono rimasti due. Uh, I due che avevo scelto io e che tenevo rigorosamente da parte e che vi dico la verità, uh, venderli ai prezzi che vi dirà il centralino è una follia. Questa è un'opera che vale 35-40 mila euro oggi. È febbraio del 62, eh, il progetto per la via Veneto... Eh, il legno che verrà esposto alla Biennale di Venezia del 64, eh, quella che vinse Rauschenberg. Capite? Quindi siamo di fronte ad opere museali di Tano Festa. Eh, Un'opera così la trovi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Eh, sono le opere che, di Tano Festa che vedi solamente nei grandi musei. Quindi, paragonarle con quelle vendute in asta che Tanofesta non ha mai visto, che o sono false o per amore le definisco di atelier, è follia pura. È follia pura. Eh, dovete capire che siamo di fronte a un grande, eh, dovete capire eh, che al di là. Eh, di quello che è successo nella commercializzazione eh, di questi artisti. Festa, eh, Schifano, Angeli, sono i geni degli anni 60. Sono i geni degli anni 60. Sono, ci aggiungi Mambor che è eh, iper, eh, sono i geni degli anni 60. Eh, su Mambur ehm, adesso esce un film che verrà presentato eh, al Festival di Napoli, un film straordinario eh, dove si ritrova il, su Mambur, eh, ci sono non gli studi, c'è un libro della sapienza di Roma. La Sapienza, per chi non lo sapesse, è un'università, una delle poche italiane, eh, sono la Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano e Pisa, che vengono inserite tra le migliori università del mondo, che vengono inserite negli elenchi eh, delle università eh, più importanti del mondo. E adesso è uscito un libro della Sapienza di Roma dedicato interamente al pensiero di Mambo. Credo che, ne abbiamo una copia. Eh, credo che ne abbiamo una copia, spero di averne qualche altra per poterlo dare ai collezionisti più raffinati. Ma capite, è un libro che è già al MoMA, è un libro che è già al Guggenheim, è un libro che è già alla Tate Gallery. Questo non accade per nessuno dei pittori che oggi il mercato vi propone di moda. Questo è accaduto per Fontana. Mi dite, ah, ma come fai a dire che domani questi quadri costeranno tanto? Ma ci sono già i dati oggi. Eh, diventa verità non quello che risulta dagli studi approfonditi. Eh? Eh, per voi, non quello spiegato fanno mai nulla. E quando vi ho spiegato come funziona il mercato, quello che il 90% dei mercanti vende oggi è quello che è stato comprato ieri, è il frutto del lavoro e della speculazione fatta dal mercato negli ultimi dieci anni. Quindi non c'è più spazio per un investimento fatto da voi. Quello che va di moda oggi, quello che oggi vi offrono eh, il 90% dei mercanti, dovevate comprarlo dieci anni fa. Allora quelle cose erano investimento, ma allora non ve le offrivano tutti i mercanti. Io vi sto mettendo, come ho sempre cercato di fare, nella condizione di essere voi gli investitori vincenti. Infatti, se mi dici compro questo o compro quello, eh, io ti dico quello che devi comprare. Oh, poi naturalmente, se mi dici compro Fontana oggi, se c'hai soldi fallo, però lo fai per collezione. Non mi dire che lo fai per investimento, perché butti, se, se lo fai per investimento sbagli. Eh, non ti dico che butti soldi, eh, ma quello che oggi compri a un milione. Eh, lo potrai rivendere a 600.000, a 700.000, ma eh, non illuderti di poterlo vendere domani a un milione e due, eh, perché non esiste, capisci? Quindi, quando mi compri il quadro eccezionale perché hai denaro eh, e me lo compri per ecco se mi compri La fine di Dio di Fontana, mh, spendi non uno o due milioni, ne spendi 30, ma lì ti dico lì guadagni sempre. Perché quando compri il capolavoro di un artista, guadagni sempre, Modigliani insegna. Quando compri la piccola cosa di un artista di grande nome, perdi sempre. Quando compri il capolavoro di un artista di grande nome, guadagni sempre. Capito? Ma è tutto un altro tipo di mercato. Se vuoi comprare per investimento devi comprare quegli artisti su cui oggi gli operatori finanziari propongono le grandi operazioni, perché saranno i protagonisti del mercato dei prossimi dieci anni. E allora lì guadagni. Quando ti dico che oggi se mi compri i quadri giusti di Festa, Mambor, Schifano, Angeli, straguadagni. Però devi comprare i quadri giusti, i quadri internazionali, non ti devi basare sui pezzi di carta eh, che vanno di moda sul nostro mercato. Quelli sono necessari, ma non sufficienti. Perché non fanno distinzione tra atelier eh, e eh, autografia? Perché non, quei pezzi di carta fanno d'ogni erba un fascio. Quindi non c'è la distinzione, l'autenticità non basta per il mercato internazionale. Per il mercato internazionale, oltre all'autenticità, ci vuole la qualità, la rappresentatività e l'autografia. Questo è fondamentale. Se non ti metti in testa questo e continui a comprare le opere di seconda, terza, quarta categoria, eh, perché sono accompagnate dall'autentica. Sei un pirla, non sei un investitore. Sei un pirla, scusatemi, eh. Eh, eh, mi è scappato. Eh, sei una vittima, forse suona meglio. Eh, eh, usare la parola vittima del mercato, eh, forse suona meglio. È eh, la differenza tra investitore e consumatore. È la differenza che c'è in borsa. Eh. Eh, tra coloro che vengono chiamati il parco dei buoi sì. e i borsisti veri. Eh, C'è una differenza eh, abissale. Ma guardate che nel mondo dell'arte è esattamente la stessa cosa. Quindi eh, a me quando eh, mi cominciate a dire, ah ma ho visto un quadro in asta di Tizio A, eh, che era pochissimo, io già vi ho qualificato, siete vittime. Siete vittime perché eh, comprate non i quadri, ma i pezzi di carta che li accompagnano. E se non capite che il pezzo di carta è necessario, eh, ma non è eh, la motivazione dell'acquisto, è necessario, ma non sufficiente. La motivazione dell'acquisto deve essere in funzione della rappresentatività, della qualità, dell'internazionalità dell'opera. E quella te la dà solamente l'autografia, se non capite questo, ve lo dico di cuore: non comprate quadri. Eh, ma ve lo dico contro il nostro interesse. Eh, ma ti dico: eh, compra un'altra cosa, eh, compra stampe, litografie, eh, decorazioni, compra un televisore gigante, eh, capito? Eh, ma eh, se non ti entra in testa questo, poi te l'ho detto un milione di volte: il collezionismo è un'altra cosa, ma il collezionista eh, queste raffinatezze già ce l'ha perché il collezionista, nove volte su dieci, è più colto di me. Poi, specialmente, se è un collezionista settoriale, cioè eh, di un particolare settore, eh, di quel settore ne sa. Eh, quanto eh, un grosso studioso. Quindi queste cose non le dico nemmeno al collezionista perché le sa, eh, cioè sono scontate. Queste cose le dico eh, a quelli che definisco gli operatori commerciali dilettanti, eh, gli operatori commerciali eh, che credono di essere informati eh, perché seguono i risultati di tutte le aste. Ecco, e quelli, mi dispiace, siete sulla strada sbagliata, perché dovete cominciare a fare la differenziazione eh, di quello che state vedendo. Quindi non si possono fare dei paragoni tra un'opera mediocre, il più delle volte di atelier di un artista, e una delle opere più clamorose di quell'artista. È chiaro che c'è una differenziazione di prezzo abissale, abissale, abissale. Oh, e qui eh, siete di fronte ad una parete storica eh, che va dal 62 all'85 eh, dove avete eh, tutto il percorso. Del, tutto il percorso artistico tutto il percorso pittorico di Tano Festa ma con opere eccezionali ma con opere eccezionali anche degli anni Ottanta. questo 2 metri per 1,50 è l'opera propedeutica più bella del mitiche rinni 2 metri per 4 che Achille Bonito Oliva e Maurizio Fagiolo Dell'Arco esposero nell'84 eh, alla mostra alla Biennale di Venezia, dedicata ai fratelli Lo Sa, Francesco Lo Savio, eh, e Tano Festa. Questo eh, è il quadro preparatorio 700 70 dei Guardiani della Fortezza esposti alla Biennale di Venezia a quadro 2 metri per 4. Questo eh, è uno dei pochissimi coriandoli veri, quelli originali, eh, quelli autentici, quelli fatti da lui, non quelli eh, eseguiti dall'atelier eh, conseguenzialmente all'invenzione di Tano, eh, che è l'invenzione più poetica e più affascinante, eh, questo gesto eh, che ci trasporta nella dimensione universale. Che fissa il nostro rapporto eh, con le stelle, con l'universo, eh, una delle opere geniali e una delle opere più affascinanti di questo artista. Ma poi eh, siamo arrivati agli anni Ottanta, eh, passando attraverso uno strepitoso Michelangelo eh, del 78. Uh, uno strepitoso smalto, il mitico uh, Vampiro di Breva uh, del 73, uh, una delle opere da 120-130 mila euro oggi uh, di Tano Festa. La mitica Penelope del 62 e uh, sempre del 62 uh, il l'opera preparatoria eh, per le famose Vie Veneto eh, che poi verranno esposte sul legno alla Biennale del 64. Quindi una raccolta del genere di Tano Festa è la raccolta ideale eh, del percorso storico eh, dagli anni 60 agli anni 80 di questo straordinario artista. Tutte opere clamorose, eh, tutte opere straordinarie, eh, tutte opere incredibilmente vincenti e tutte opere eh, da grande collezione e da grande investimento. A me piacerebbe discutere con voi, rispondere alle vostre domande, eh, sentire i vostri interrogativi. Eh? Eh, mi piacerebbe sentire decine e decine di domande da parte vostra eh, nei confronti di queste opere, eh, per leggerle una per una. Guardate, su ciascuna di queste opere, eh, ad una sola di queste opere, tutte, dalla prima all'ultima, potremmo dedicare una trasmissione intera. Eh, le due ore e mezza di una trasmissione potrebbero essere usate nella presentazione di ciascuna di queste opere, eh? Eh, perché eh, ognuna di queste opere ha una storia, ognuna di queste opere ha una ragione intellettuale, eh, ognuna di queste opere ha un riferimento museale. Ognuna di queste opere è una provocazione culturale di un periodo storico. Quindi eh, veramente c'è eh, da eh, proporre eh, l'itinerario storico di un genio eh, che ci spiega come si passa. Eh, dalle intuizioni del globalismo eh, dell'inizio degli anni 60 alla coscienza degli anni 80. In questo itinerario eh, che eh, vi stiamo proponendo attraverso la lettura di queste opere di Tano Festa ci sono vent'anni della nostra storia, eh, ma vent'anni della nostra storia sociologica vent'anni della nostra storia politica, vent'anni dell'evoluzione della scienza. E in questo itinerario eh, si spiega eh, l'itinerario che ci porta alla, eh, alla caduta del Muro di Berlino. E non è un caso eh, che Tanofesta muore nell'88 e il Muro di Berlino muore, eh, cade nell'89. Guardate, eh, veramente eh, il percorso che vi sto proponendo eh, sul piano storico, sul piano intellettuale, eh, attraverso l'evoluzione di queste opere è appassionante. È appassionante ed estremamente esplicativo. Dimmi, Luca, eh, se vuoi sapere qualcosa, se c'è una domanda, rispondo volentieri. Molto volentieri. Andiamo a rivedere eh, l'opera numero 8, eh, che a me piace da morire, eh, perché eh, è eh, una delle opere più rare eh, di Emilio Scanavino. È un'opera del 1969, eh, quindi siamo nel momento in cui Scanavino eh, trasforma, eh, evolve eh, i suoi percorsi. Eh, vedete, eh, dal rapporto cromatico lui usa eh, due colori di base sul bianco, due colori di base sul neutro del fondo, il nero e il rosso. Eh, e c'è eh, una ragione storica per cui eh, Scanavino usa questi due colori, che poi guardate nella produzione di Scanavino sono i due colori dominanti. Il rosso eh, è evidente. Eh, rappresenta eh, la coscienza, eh, la necessità di sapere, eh, la vita, eh, il nero, il mondo da scoprire, eh, l'essere da scoprire, ciò che c'è in noi, ma nemmeno noi conosciamo profondamente eh, noi stessi. Fino ad arrivare, e in questo quadro eh, c'è il percorso, perché lo trovo meraviglioso, eh, perché c'è la combinazione assoluta di questi due elementi fino alla tramatura. Eh, la tramatura che cos'è? È quel filo conduttore eh, che ci porta alla conoscenza della nostra memoria, della nostra storia, eh, della nostra intimità, quell'intreccio eh, tra eh, immaginazione, realtà, eh, tra... Eh, storia vissuta, storia immaginata, storia studiata, fino alla formazione di quell'intreccio mentale che identifica la nostra individualità. Eh, siamo di fronte a un genio eh, e quella che state vedendo eh, è un'opera assolutamente esplicativa di questo passaggio mentale che è è eh, il passaggio mentale che eh, caratterizza la storia di Scanavino. Poi tutto il resto ti possono raccontare delle Biennali di Venezia, delle centomila mostre, eh, tutte cose interessanti, tutte cose eh, importanti, eh, perché naturalmente il percorso museale di un artista eh, è, è fondamentale per arrivare alla conoscenza di quest'artista. Eh, ma eh, a me quello che preme sempre eh, mettere in evidenza è il significato dell'opera e perché quell'opera è stata immaginata e realizzata eh, dall'artista. Eh, quando vi chiedo chiedetemi quadro per quadro, perché ogni quadro eh, nasconde eh, quella che è la personalità dell'artista. Eh, in ogni quadro c'è il perché l'artista l'ha eseguito e io non mi posso mettere dal numero 1 al numero 30 eh, a raccontarvi il perché, eh, di quadro per quadro, ma lo faccio con grande gioia eh, nel momento in cui mi chiedete un'opera in particolare. Eh, infatti quando chiedo di intervenire, quando vi chiedo di, farvi delle, di farmi delle domande, eh, vi chiedo di farmi delle domande in questo senso, no? eh, proprio eh, per conoscere più profondamente eh, il perché eh, un determinato dipinto eh, è stato eseguito dall'artista e qual è il significato eh, che quel dipinto ha nell'evoluzione storica dell'artista stesso sbaglio professore? no tento di sbagliare il meno possibile perché stai tranquillo che noi sbagliamo sempre eh? Diego chi è che non sbaglia mai? chi non fa mai nulla quindi lui chi non fa mai nulla lui gioca con i numeri dalla mattina alla sera ci gioca lo sai? Il significato principale della matematica, no? È l'immaginazione. Eh, quindi eh, il grande matematico è colui che va oltre la matematica conosciuta e ne scopre, ne teorizza una nuova. Ci arrivi? Solo questione di tempo. <ride> allora, eh, un'opera di Scanavino che è un gioiello. Eh, poi pubblicata, quindi a un prezzo eh, particolarmente eh, conveniente, eh, un'opera eh, sicuramente affascinante. Io non capisco perché non avete ancora bloccato lo Snyder eh, che a quel prezzo: eh, grida: comprami, comprami, eh, comprami, comprami. Una tela di Snyder del 61 pubblicata sul catalogo generale e eh, voglio vedere chi ve la dà in Italia. E soprattutto voglio vedere chi ve la dà a quel prezzo. Ma l'avete chiesto il prezzo? Diego, ti hanno chiesto il prezzo. Sai perché eh, oggi eh, sono più attenti i nostri amici telespettatori? Perché gli rispondono due uomini. Quando rispondono le nostre meravigliose centraliniste è tutta un'altra musica. Eh? Hai visto? I nostri amici telespettatori preferiscono le donne agli uomini. Oh, è stato un coro di meno male nello studio. <ride> eh, 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 eh. Questo è grave, figliolo se preferiscono comunque le ragazze che lavorano comunque che spesso si fanno impadrare loro a noi è giustissimo devi rispettare tutti devi rispettare i gusti di tutti di tutto il mondo a meno male per loro che si scappa un fosso come quell'opera di Snyder è un gioiello quell'opera di Snyder è letteralmente un gioiello Bella, eh? bello lo scanavino straordinario lo scanavino ma a me dispiace eh, che avete bloccato solo un'opera di tedeschi eh, quando le dovevate bloccare tutte eh, perché poi eh, ve lo ritrovate a prezzi da paura oh, su Itano Festa non vi dico nulla eh, perché veramente siete di fronte ad una collezione eh, che eh, posso definire museale e posso definire assolutamente esaustiva eh, sul piano eh, della possibilità di conoscenza eh, dell'evoluzione dell'opera di un artista eh, dagli anni 60 agli anni 80. Ora volete vedere un genio, ho quattro quadri solamente pazzeschi, eh, tutti pubblicati su quel libro, eh, una vita che la Biennale di Venezia, non eh, un'azienda, eh, non che la Biennale di Venezia eh, ha voluto dedicare all'opera di un genio. All'opera di un genio. Oggi lo sanno tutti, eh, oggi lo sanno tutti. Eh, Giuseppe Biasio è il Rauschenberg italiano, ma un Rauschenberg italiano, quindi un Rauschenberg eh, che sporta con sé eh, tutta la tradizione pittorica italiana, eh, tutta la storia della pittura italiana, eh, fino a diventare eh, uno dei protagonisti assoluti eh, del... Dell'evoluzione culturale della seconda metà del XX secolo. Biasio è conosciuto dalla critica da sempre. Biasio è una rarità sul mercato. Per una ragione molto semplice: Biasio non ha mai avuto bisogno di vendere quadri. Eh, la sua estrazione familiare eh, gli ha permesso di fare quello che hanno fatto, quello che, fatto, quello che potevano fare i grandi collezionisti. Eh, e Biasio non ha mai avuto la necessità di vendere un quadro. Si è venduto dei quadri, li ha venduti ai musei, li ha venduti agli amici, li ha venduti a chi glielo andava a chiedere insistentemente. Perché ogni quadro per Biasio è un figlio. Quindi eh, è come vendere un figlio, capito? Cioè per lui è, è un dolore immenso eh, allontanarsi da una sua opera. Perché ogni opera lui non ha mai dipinto per il mercato, non aveva nemmeno la necessità di farlo, capisci? Quindi eh, ha sempre dipinto come. Eh, espressione di se stesso, della sua anima e ogni quadro che ha eseguito eh, gli ricorda un momento, una partecipazione mentale: eh, l'avvicinamento a Burri, eh, la, eh, il parallelismo con Rauschenberg, eh, il, la, la, la similitudine con Jasper Jones, le ricerche di Tilson. Quindi ogni quadro eh, di Biasio rappresenta un momento della sua vita, eh, un momento della sua memoria. Io sono orgoglioso, orgoglioso e lo sottolineo orgoglioso, come quando ho cominciato a presentarvi in televisione le ovatte di Manzoni, eh, che mi dicevate che vi prendevo per i fondelli. Oggi che le pagate un milione, un milione e due, un milione e mezzo, eh, non vi prendo più per i fondelli. Eh? Eh, ma quando mi permettevo di dire che quelle opere di Manzoni erano l'espressione rivoluzionaria di un periodo storico fondamentale, e non facevo altro che riferirvi a quello che Palma Bucarelli affermava alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Eh, siamo arrivati nel 2018 per avere un servizio su Palma Bugarelli, mi sembra che l'hanno fatto ieri sera eh, sulla RAI, eh? Eh, però Palma Bugarelli era una grande negli anni 50, negli anni 60, eh? Eh, per fare il suo nome in televisione siamo dovuti arrivare nel 2018. Eh, quando lei, la prima donna eh, a dirigere un, una galleria d'arte moderna in Italia, eh, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Quando fece la mostra di Manzoni gli rifilarono un'interrogazione parlamentare eh, su come spendeva i soldi pubblici e ci hanno messo, siamo arrivati nel 2018 per celebrarla come merita. Eh? Eh, quando io vi presentai in televisione eh, le, per le prime volte le opere di Manzoni, non vi dico quando le presentavo dal vivo all'asta perché succedeva al finimondo. Eh, perché dal vivo la parolaccia arrivava in diretta. <ride> cioè ce l'avevi proprio in faccia eh, in fronte. In televisione era filtrata dal eh, telefono, quindi eh, arrivava un po' più eh, edulcorata. Eh, eh, però l'effetto era sempre lo stesso, il parere era sempre lo stesso. Biasio è un fenomeno. Io sono, come sono stato orgoglioso di essere stato il primo a presentare Fontana, Manzoni, eh, Castellani, Tomblei in televisione. E i pochi che l'hanno comprati hanno fatto non investimenti, hanno cambiato vita, hanno cambiato vita. Chi, aveva, chi era un borghese, chi era già ricchissimo. Eh, è diventato ancora più ricco. Biasio è un fenomeno, ma non lo dico io, lo dice la Biennale di Venezia, lo dice la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Certo, tu dici: è un fenomeno che hanno riscoperto ad 80 anni per colpa sua, perché lui che non si è mai voluto mettere sul mercato. Sapete la prima volta che Biasio ha concesso 50 quadri in circolazione? Alla Biennale di Venezia. Se no, per avere una mosca di Biasio, ma non te la dava nemmeno a morire. Poi dopo, quando eh, è entrato dalla Biennale di Venezia alla Galleria Nazionale d'arte moderna, eccetera, allora almeno qualche cosina eh, eh, si riesce ad avere. Ma eh, io sono riuscito a prendere qualche cosina eh, in tempi non sospetti. Vaici oggi. Eh, 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 buonanotte, eh, buonanotte. Qui ci sono quattro gioielli di Biasio, eh, uno più rappresentativo dell'altro, eh, uno più importante dell'altro, tutti pubblicati eh, che avete la possibilità di prendere a niente. Il numero 18, eh, Universi Diversi. Eh, universi diversi. Ho oh, questo, eh, vedete eh, sotto? C'è la copia del manoscritto originale eh, di eh, Un idillio di Leopardi, opera preziosa. Si chiama eh, Universi diversi ed è una delle opere fondamentali di Giuseppe Biasio. Poi c'è al numero 19, bello come Burri. Eh, lasciatemelo dire, è bello come burri. Eh, vedete, eh, il titolo è un punto interrogativo. Il rapporto è con l'informazione del Corriere della Sera. Eh, l'omaggio è l'omaggio all'interrogazione verso se stessi: 120 per 80, opera da follia. Eh, questa è bella come Burri è bella come Rauschenberg eh, questo è un pezzo di storia è un pezzo di storia eh, che hai la fortuna di comprare ancora a un prezzo umano poi al numero 20 la più poetica eh, delle opere di Giuseppe Biasio lui è un innamorato della modernità ma è un innamorato di Leopardi. Oggi Biasio ha 90 anni. Eh? Qui c'è eh, la eh, copia eh, del manoscritto originale, eh, vedete, Pisa 19-20 aprile 1828. A Silvia. A Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. E tu, lieta e pensosa, in limitar di gioventù salivi. Opera pazzesca di Biagio, A me mi viene la, la pelle d'oca. A me mi viene la pelle d'oca eh, perché rappresenta l'evoluzione del lirismo pittorico, eh, poi di, parliamo di astrattismo lirico, eh, parliamo di Hartung, eh, parliamo giustamente di Snyder eh, parliamo dell'astrattismo lirico internazionale. Guarda che opera, guarda che emozione pura, guarda che emozione pura opera pazzesca, eh, un metro per un metro, eh, si chiama tempo di pensare. Eh, è inutile dire che è strapubblicata, è inutile dire che è eh, un momento di storia. E poi, eh, questo viene da una delle collezioni più famose d'Italia, 45 ⁇ momento di, di pensiero. 45 allegoria eh, di quello che è il rapporto eh, tra l'informazione e la visione intellettuale di un periodo storico. 71 per 90, altra opera da batticuore, altra opera da batticuore. Vedete, amici, eh, quando ci si trova di fronte ad un artista. Eh, di questo valore storico che viene riscoperto, ma la critica lo conosce da sempre, se voi leggete il libro, eh, se voi leggete, questo è un libro da leggere, eh, non è un libro da guardare, eh, questo è un libro da leggere, eh, non a caso l'ha voluto la Biennale di Venezia, quindi non a caso nasce eh, da una fonte intellettuale. Eh, se voi avete la pazienza di leggere questo libro, eh, vi rendete conto che quest'artista eh, è l'unico che va oltre eh, gli americani degli anni 60, che va oltre gli italiani degli anni 60, è l'unico che universalizza eh, la rivoluzione culturale degli anni 60, la universalizza per il pianeta Terra. Quindi qui non c'è eh, la cultura italiana, americana, tedesca, francese, cinese, indiana. Qui c'è la rappresentazione emotiva eh, del passaggio culturale dalla prima metà alla seconda metà di quello che viene definito il secolo breve. E perché viene definito il secolo breve? Perché Carmelo viene definito il secolo breve, il ventesimo secolo, che poi naturalmente non è stato più breve degli altri? Eh, Queste opere intellettualmente dicono, dicono che il secolo breve, e questo è vero, intellettualmente finisce con l'89, eh, intellettualmente finisce con la caduta del muro di Berlino. Eh, dall'89 in poi, e Mambo lo sottolinea ogni volta con la sua opera, cambia tutto. Eh, perché cambia tutto? Perché dall'89 in poi la tecnologia cambia la società. E per questo chi ci attesta eh, lo definisce il secolo breve. Eh, perché dall'89 in poi cambia tutto, eh, cambia tutto, eh, proprio per motivi tecnologici. Amici, eh, siamo di fronte ad un artista sublime, eh, siamo di fronte ad un artista eh, letteralmente straordinario e siamo di fronte ad un artista eh, che avete la gioia di poter acquisire a un prezzo umano. Dovai. Devo partire. Cioè clienti domani in montagna quasi in Austria. Parti, vai a casa dei nostri clienti. Guarda che ti martirizzano se vai a casa dei nostri clienti. No? Ti trattano bene? Meno male. Trattatelo bene, eh, trattatelo bene. Allora, amici, Quattro opere da sogno, eh, quattro opere di qualità e livello assolute, quattro opere semplicemente eh, straordinarie. Allora, che volete che faccia? Noi abbiamo ancora 15 minuti. Teoricamente... Eh, secondo quello che era il programma della giornata, dovrei presentarvi ancora tre opere. Luca, cosa dovrei presentare? Schifano. Tre opere di Schifano, però non ve le presento. Se, ce le, se le volete vedere, me lo dovete chiedere. Eh, se le volete vedere, me lo dovete chiedere. Perché vi dico la verità. Eh, di argomenti interessanti, di argomenti importanti, di opere eh, significative, eh, oggi ve ne ho messe a disposizione una quantità. Io eh, mi sono emozionato e mi emoziono ancora nel leggere eh, le quattro opere di Biasio eh, che eh, vedete alle mie spalle. La cosa che mi dispiace è che non sento i commenti da parte vostra. Eh? Eh, devo sentire le vostre domande, devo sentire i vostri commenti, devo sentirvi dire no, a me quel quadro non piace eh, per questo motivo, eh, no, non sono d'accordo eh, su quello che hai detto su quell'opera. Eh, queste sono eh, le motivazioni che mi piacerebbe ricevere da voi. E mi piacerebbe soprattutto interloquire, parlare con voi. Eh, per me è fondamentale. Eh, un'opera del genere è emozionante eh, quanto una superficie di burri. Solo che eh, un'opera di burri così eh, oggi la pagate cifre spaventose. E questa la pagherete cifre spaventose. Però l'intelligenza sta nell'acquisirla adesso, le opere pubblicate, le opere rappresentative, le opere che storicamente hanno una ragione di essere, le opere che storicamente hanno un motivo di essere. Abbiamo 12 minuti. E anche per questo non voglio farvi vedere gli schifano, eh, perché abbiamo poco tempo e affrontare un altro argomento. Quando eh, abbiamo affrontato l'argomento Biasio, abbiamo affrontato eh, l'argomento Tano Festa, eh, che ve l'ho detto, eh, ciascuna delle opere di Tano Festa eh, che vi ho fatto vedere oggi, da quelle degli anni Ottanta fino a quelle degli anni Sessanta, Ciascuna di queste opere meriterebbe una trasmissione di due ore e mezza, eh, quindi eh, dovremmo passare due ore e mezza su ciascuna di queste opere, eh, perché il Michelangelo vero, questi eh, di atelier eh, autentici, ne esistono centinaia, ma autografi sono sì e no il 4-5% di quelli autenticati. Quando avete la fortuna di trovare un'opera del genere autografa da museo, che non è un dittico, è un'opera unica, c'è da urlare, c'è da urlare, c'è da urlare. Questa è la vera pop art italiana. Quando Tano Festa giustamente diceva che un conto era popolarizzare la cultura americana, la Coca-Cola, l'hamburger, la zuppa camp, i divi, eccetera. Quella era la loro cultura e la loro cultura era giusto che diventasse popular per la diffusione della realtà americana. Ma un italiano che fa che fa la zuppa Campbell, eh, un italiano che propone la Coca-Cola, che fa scimmiotta eh, il popolare americano. Questo diceva Tano. Noi italiani, e lui si definiva cattolico apostolico romano, quindi noi portatori della tradizione cattolica apostolica romana, se vogliamo essere pop, dobbiamo popolarizzare la nostra cultura. Quindi, Michelangelo, quindi le piazze d'Italia, eh? quindi Don Abbondio. Eh, capite? E ecco perché Tano Festa è l'unico vero pop italiano. Perché tutti gli altri. Eh, che sono andati ad imitare, magari personalizzandole, questo è naturale, eh, le, in, le, le realtà americane, che sono, eh, sono degli epigoni eh, della cultura americana. Quindi l'unico vero pop italiano è Tano Festa in queste opere. Oppure sapete dove è Pop? Dove è pop straordinario? Qui. Qui è pop. Perché? Perché i guardiani del castello cosa sono? Sono la metafora della difesa dei valori dei quali abbiamo appena parlato. Quindi questa è un'opera pop. Eh, il Michelangelo è un'opera pop. Eh, le mitiche piazze d'Italia di Tano Festa che qui mancano eh, sono opere pop. Capisci? Questo eh, è il pop italiano e, e queste sono le opere da non perdere mai. Eh, e queste sono le opere da non perdere mai. Poi oggi eh, abbiamo avuto anche la fortuna eh, di leggere. Eh, un gioiellino da catalogo generale eh, di Schneider del 61, quindi uno dei pittori astratti più importanti del XX secolo, e il XX secolo è il secolo della pittura astratta, è il secolo dell'astrazione, eh, dal primo acquarello astratto, famosissimo, oggi alla Tate Gallery. Eh, che dipinse chi? Avanti, rispondete. Eh, chi lo dipinse il primo acquarello astratto? Vediamo se Avanti, rispondete? Acquarello. Rispondete? Vi dico anche la data. 1910. chi lo dipinse? Un signore che veniva dall'est europeo e che si chiamava Vassili Candischi. Eh, da quel momento in poi l'astrazione in tutte le sue varianti è diventato il movimento fondamentale del secolo. Poi eh, naturalmente l'astratto ha avuto interpretazioni varie, ma le due grandi distinzioni dell'astrattismo sono l'astrattismo geometrico, quindi? 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 Ah, vabbè, ma non sapete proprio nulla, eh? eh l'astrattismo geometrico, quindi Mondrian, quindi addirittura gli astratti russi da Malievich a Lissinsky, il suprematismo storico e poi tutto, tutto l'astratto geometrico che si divide in costruttivismo, suprematismo, neoplasticismo, arte concreta, arte ottico-cinetica, minimalismo e ce ne sono ancora quanti ne vuoi. E poi c'è tutta l'altra parte, l'astratto lirico, l'astratto espressivo, eh, che è colore, forma, eh, composizione, intuizione, spontaneità, eh, soggettività. Eh, Queste sono i due grandi, eh, le due grandi distinzioni che poi a loro volta hanno creato una serie di subdistinzioni eh, legate alle formule artistiche di ciascun movimento, però l'astratto resta l'astratto, quindi eh, andare a cercare un qualcosa eh, che non vediamo con i nostri occhi. Quindi superare l'astrazione che cos'era? Da una parte c'era una parte lirica, eh, sensitiva, interiore. Dall'altra parte è diventata addirittura costruzione geometrica, eh, costruzione logica, alla ricerca eh, di un qualcosa di non visibile, fino a Bigi, eh, che ha scritto un bellissimo trattato in cui parla eh, che praticamente questa distinzione tra realtà e astrazione eh, non esiste eh, perché l'astratto Prende spunto dalla realtà. È alla ricerca di una realtà che esiste al di là dell'espressione visiva, ma è ugualmente prodotto della natura. Poi, sapete, poi tutto è discutibile, no? Poi ogni interpretazione eh, diventa discutibile. Comunque quello che è innegabile è che il XX secolo è stato il secolo dell'astrazione, e qui abbiamo una delle rappresentazioni più affascinanti eh, dell'astrazione lirica e guardate quanto è affascinante quest'opera di Scanavino che anche quest'opera è figlia dell'astrazione, come ho cercato eh, di mettere in evidenza prima eh, quando un gentile amico eh, mi ha chiesto di eh, proporre con attenzione quest'opera, no? Quindi eh, ho cercato di farlo, eh, però mi sembra che la mia interpretazione non sia piaciuta molto, Luca, eh, perché poi questo gentile amico non l'ho sentito più. Quindi, quello che gli ho detto lo ha deluso, probabile. Probabile. Eh, magari sai che cos'è? Eh, che gli ho dato un'interpretazione non accademica. E allora naturalmente ciò che sfugge dall'accademico eh, può mettere in dubbio, eh, eh, dubbio l'accademia. Ma che cos'è l'accademia? Vogliamo parlarne a fondo? Chi erano gli accademici? Eh? Cosa significa Accademia? Eh, ci abbiamo due minuti, non ce la facciamo. <ride> Peccato, eh, perché sarebbe un altro di quegli argomenti eh, che eh, mi danno gioia. Allora, eh, sapete che chi arriva all'ultimo minuto è ben servito, vero Luca? Eh, chi arriva all'ultimo istante eh, è ben servito, quindi eh, chiamatemi eh, siamo proprio alla chiusura della trasmissione, eh, se, indicatemi un'opera, eh, ne parliamo a vostro favore, eh, ne parliamo eh, in maniera esaustiva a vostro favore. Ci tengo molto alle opere di tedeschi, eh, eh, credo di averlo dimostrato poi nel corso eh, della presentazione, eh, sia per il tempo che gli ho dedicato, eh, sia per la convinzione eh, con la quale vi ho parlato di queste opere di fabrizio tedeschi e devo dirvi questo fuori dai denti eh, che sono le più belle che abbiamo mai avuto di questa artista eh, perché sono quelle scelte erano tutte erano le opere che eh, erano state scelte eh, per andare alla mostra di shanghai e alla mostra di pechino eh, Cinque di queste opere, le cinque che avete visto oggi, eh, sono rimaste in Italia eh, perché uno storico dell'arte eh, le aveva bloccate eh, per portarle ad esempio di una mostra museale. E noi oggi abbiamo avuto la fortuna di poterle proporre alla vostra attenzione. Eh, mi devo fermare qui. Eh, un grazie a tutti i nostri collaboratori da Luca e Diego che vi hanno seguito al centralino, eh, da Carmelo sempre prezioso che il, eh, non è eh, un cameraman, è un interlocutore eh, con il quale dialoghiamo eh, nel corso di tutta la trasmissione, eh, grazie a Raffaele in regia e grazie soprattutto a tutti voi che avete avuto eh, la pazienza di seguirci eh, fino a questo momento. Grazie, arrivederci.